Parliamo con Simone Meneguzzo di Motta. Allora Simone, una bella vittoria su un campo difficile come quello di Segrate, che vi dà ulteriore slancio per questo campionato. Sì, vittoria soffertissima, squadra molto tosta, ma ce l'aspettavamo. Quest'anno è un campionato forse il migliore degli ultimi 5 o 6 anni, le squadre sono tutte più o meno ben costruite, sono attrezzate per arrivare in fondo ad alti livelli e questa partita l'ha dimostrato. Noi siamo arrivati qui all'arma bianca, sappiamo di aspettarci una squadra tosta, che non molla niente, fisica, molto brava a muro, però non abbiamo mollato e siamo stati bravi nei momenti chiave a chiudere i punti. Questa è stata la chiave della partita, in tutti i finali di set alla fine voi avete fatto i punti importanti. Sì, assolutamente, perché in primi due set siamo partiti 8-2 e 7-3. Però poi abbiamo recuperato e quando è stato il momento di chiudere la partita siamo riusciti a fare quella difesa in più, quell'attacco in più a terra che ha girato il set, diciamo. Adesso questa vittoria vi dà ulteriore 3 punti in classifica, voi puntate a vincerlo questo campionato? Allora, secondo me noi come altre almeno 3 o 4 squadre puntano ad arrivare in fondo tra i primi 3 posti. Dire che si punta a vincere secondo me è... non è una cavolata, è giusto dirlo, però bisogna mettere un po' le cose in chiaro e andare con i piedi di piombo. Il livello è molto alto e noi puntiamo ad arrivare in fondo tra i primi posti, se riusciremo a vincerlo sarà molto meglio. Ci fai anche i nomi delle altre che secondo te rimarranno lì davanti? Allora, io vedo molto bene Segrate, noi vedo molto bene Bergamo, Brescia, c'è Trebaseleghe che è una mina vagante, come può essere Carpi che è molto brava in seconda linea. Questo è un po' Mondovì, è attrezzata, però forse tra le migliori metterei noi, Segrate, Bergamo e Brescia.